Lei da quando ha cominciato ad andare a pescare? Da bambino? Quando ha cominciato? Sì, questa è una bella domanda, bellissima veramente. Io da 6 anni e mezzo mio papà mi portava a mare e mi dava tanti insegnamenti, tante istruzioni. E poi dopo non ho fatto soltanto il pescatore, ho lavorato 23 anni pure a terra, sono stato a Milano, in Germania, in Francia, sempre da negato, sempre nel 60, 61, fino al 72. La mia vita è stata distrutta di lavoro. E poi? Poi io non sono andato in pensione con 500 euro. Anzi, prima poi 4,20, poi me l'hanno aumentato e l'hanno portato a 500. Ho 27 anni di marchi lavorative. Come si chiama? Io. Nome, come nome? Nome, il suo nome. Nome e cognome, Careri Antonio. Careri Antonio, ma c'ha un nome, c'ha un nomignolo qui? Soprannome vuol dire. Soprannome. A me mi chiamano Zun. Zun, no. Che vuol dire, perché? Un soprannome. Ma so che c'è un motivo per cui poi scelgono i soprannomi. Sapete perché? Mi chiamavano così, mi erano messo, perché io cicciolino, un po' cicciotto. Quando ero piccolino, avevo 4-5 anni. Mi hanno messo giù perché era un pochettino di ciccione, mamma quanto pesi facevano. E poi la mia vita dimagrita per furia di lavoro. È un bel mestiere, insomma. Guarda, bello di sostanza, di fatica pure. Sì, ma non ho altre idee, se lei mi consente. Se non lavoriamo non mangiamo, facevano le cose. Se uno aspetta che uno gli deve dare qualcosa che qualcuno no. Io la penso così, poi gli altri la possono mangiare come vogliono. Ho capito che dice. Lei ha sempre vissuto qui, quindi ha... Sì, veramente sì, la mia... qui. Mi sono sposata, poi mi ho fatto una casa qua vicino. Ho fatto qualche appartamentino pure per i figli. Lo sceglierebbe di nuovo il mestiere di pescatore? Guarda, non lo lascerei mai, perché la mia professione è pescatore. Però l'ho lasciata perché i miei figli sapevano parlare chiaro, perché papà ormai tu hai un'età, dice basta, non lavorare più. Sì, la voi mi togliete dal mare, ci sei, puoi fare una bella cosa. A me mi uccidete in questo modo. E poi ho preso la campagna, però da parecchio tempo. Dicevo, devi cattare la campagna che è meglio per te. Ah sì, hanno scelto loro, ma lei, insomma, il mare è un'altra cosa. Perché uno, guardi, se lei ha una professione e cerca di togliersi dal mare, si sente male. Per un po' di tempo si sente male. Ma infatti lei adesso è qui, è a mare, che cuce le reti, che le prepara. Sì, sì. Io la ringrazio, Antonino, è stato un piacere. Per carità, mancherebbe altro. Magari torno. Io la trovo qui. Sì, sì. Se non mi trovo la mattina, mi trovo alla sera. Ok. Magari vengo al tramonto. Lei è benvenuta quando vuole venire. Grazie mille.